settimana la Formula 1 si sposta a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna. Come lo affronta la scuderia Ferrari? Ne parliamo con Alberto Antonini, capo ufficio stampa sportiva. Beh, è un Gran Premio non facile, ammesso che ne esistano dei facili. E la nostra intenzione è di affrontarlo con il giusto mix di umiltà e determinazione. Abbiamo bisogno di lavorare in tranquillità e chi ama questa squadra lo sa benissimo quello che intendiamo. Non ci sono gare semplici, saremo per così dire in casa dei team rivali. È una pista impegnativa, ma la nostra intenzione è di impegnarci al massimo per fare il possibile e anche l'impossibile per portare a casa il risultato che ci meritiamo. Questo GP è anche, idealmente, la porta d'accesso alla stagione estiva. Quali sono le prospettive a medio termine? In assoluto sappiamo che sarà un'estate impegnativa, sappiamo che ci sono gare non semplici, anche molto diverse nella tipologia. Continuiamo a lavorare, continuiamo a portare sviluppi praticamente ad ogni gara e la nostra intenzione è di recuperare appunto quel gap che al momento ci separa dai nostri avversari, tenendo conto del fatto che il potenziale delle ultime due gare era superiore comunque ai risultati che abbiamo ottenuto in pista. A proposito di estate, in questa stagione tradizionalmente si dà il via alle voci di mercato. Tante di queste voci riguardano la scuderia e i possibili avvicendamenti dei piloti. Qual è la realtà? È bello avere qualcosa da leggere quando si è in spiaggia, è bello in questa stagione parlare un po' di tutto, ma la realtà della squadra è molto semplice. I posti in squadra, nella squadra corse, sono due e al momento risultano occupati. Quindi siamo più che sicuri che ci sia più di un pilota, ben più di un pilota che ambirebbe ad avere un posto in Ferrari, però per questo momento la situazione è com'è, abbiamo due titolari e restiamo così.